C'era una volta una fanciulla di nome Kiria che viveva in una bellissima villa circondata da splendide piante. Ella abitava con i suoi amici e le sue sorelle e tutti vivevano insieme in armonia. Un giorno la piccola Kiria, uscita di casa per prendere la posta, si perse e non riuscì più a trovare l'ingresso di casa. Accidenti, adesso dove sono? Dove saranno mai le porte della villa? Non le trovo, ma dove sono? Ciao, scusa se mi intrometto, ma mi sembra che tu stia cercando l'ingresso di casa tua. Guarda, è proprio alle tue spalle. Oh, accidenti, hai ragione. Ma come ho fatto a non vederlo? Grazie davvero, ti sono debitrice. Come ti chiami? Chiese la ragazza. Mi chiamo Aldo, piacere di conoscerti, disse lui sorridendo. Kiria guardò negli occhi il suo giovane salvatore e subito si innamorò perdutamente. Io sono Kiria. Adesso che sai dove abito, puoi venirmi a trovare quando vuoi. Ah, sei molto gentile. Io sono un soldato errante. In effetti, a volte è dura qua fuori senza un posto dove tornare la sera. E fu così che Aldo prese l'abitudine di andare a trovare Kiria e i suoi amici ogni volta che il suo lavoro glielo permetteva. Un giorno, Kiria, uscita fuori dalla villa per prendere la posta, finì per perdersi di nuovo. Bisogna proprio che la smetta di uscire da sola. È già un miracolo che io trovi il bagno e la cucina. Kiria vagò e vagò, e alla fine si fece buio. Le sue sorelle, preoccupate, cominciarono a pensare che fosse accaduto qualcosa di grave. È meglio che esca io a cercarla. Conoscendola potrebbe essere ovunque. L'avevo detto io di non mandarla fuori senza GPS. La prossima volta ci vado io a prendere la posta. Che nervi. Nel frattempo, Kiria si era fermata sotto alcuni alberi, sperando che qualcuno venisse in suo soccorso. Purtroppo non sapeva di essere in pericolo e ignorava quel che stava per accaderle. La vuoi questa bella mela rossa, bambina? Disse una strega comparsa dal nulla. Kiria, stanca e affamata com'era, accettò la mela e l'addentò, ma dopo il primo morso cadde a terra priva di sensi. La strega, soddisfatta, si mise a ridere, sicura che nessuno avrebbe mai più ritrovato Kiria. Aspetta un secondo, perché la strega voleva fare del male a Kiria? Mica era la sua madrigna o roba del genere? Giusto, mica c'era in corso una gara per essere la più bella del reame, no? In effetti... Quindi perché ce l'aveva con Kiria? Giusto, perché ce l'aveva con me? Penso che l'avesse confusa con qualcun altro. Si è sbagliata, ecco. La strega pensava di trovarci la sua figliastra nel bosco, ma Kiria si è persa come al solito e si è beccata la mela avvelenata. Ah, ok. Quando finalmente Komaki trovò Kiria, pensò che si fosse addormentata. Andò a scuoterla, sperando che si riprendesse, ma non ci fu modo di riportarla in vita. A Komaki non rimase altro da fare che portarla a casa e metterla a letto, nella speranza che prima o poi riaprisse gli occhi. Komaki si consultò a lungo con l'uscia e alla fine decisero di chiedere ad Aldo di darle un bacio d'amore, nella speranza che rompesse l'incantesimo. Aldo, anch'egli segretamente innamorato di Kiria, accettò di baciarla. Ma non accadde nulla. Kiria rimase addormentata per giorni e giorni e nessuno capì come fare per svegliarla. Alla fine, Aldo ebbe un'idea. Se non funzionerà nemmeno questo, allora non so davvero cos'altro fare. Kiria, ascoltami. Se ti sveglierai io ti sposerò, anche se non hai vinto nemmeno una volta a Fortnite, anche se non ho il coraggio di chiedertelo mentre sei sveglia. Ma Kiria non si svegliò. Sconsolato, Aldo se ne andò via a testa bassa. Si voltò un'ultima volta verso Kiria. E la vide in piedi, vestita da sposa. Ma Kiria, sei sveglia! Allora? Che aspetti a vestirti da sposo? Forza! Dobbiamo chiamare mie sorelle, i miei amici e l'officiante e poi c'è da organizzare il pranzo. Ma io l'ho detto solo per svegliarti!
E non me ne importa niente. Hai detto che se mi fossi svegliata ci saremmo sposati e ora ci sposeremo. E fu così che Kiria e Aldo iniziarono a correre in giro per la villa e non smetteranno di rincorrersi finché Aldo non accetterà di mantenere la parola data. Fine.